Umberto Orsini, dopo 15 anni, ancora con il gioco delle parti. E qual è la novità di questa rappresentazione? La novità è che sono passati 15 anni e quindi non si può riprodurre la stessa cosa di 15 anni fa, perché in realtà questi 15 anni servono per rileggere dei testi. In questo caso l'ho riletto insieme al regista in una maniera diversa, ho eliminato alcuni pezzi che non erano tutto sommato drammaturgicamente interessanti o felici, perché non è che tutto Pirandello sia tutto rocolato, e siamo risaliti alla novella originaria della storia, che è Quando si è capito il gioco, e che nell'inizio, che è anche il nostro inizio, la protagonista, Silvia Gala, racconta tutto quello che si dovrebbe vedere nel primo tempo della commedia, cioè l'irruzione a casa sua dei ragazzi, dei militari o dei marchesini, a seconda delle versioni che uno intende fare in teatro. Noi l'avevamo fatto 15 anni fa con l'Abbia come dei militari, e che lei prende questa irruzione come pretesto per spingere il marito ad un duello per poterlo mandare a morire. Questo marito è separato da lei, è consenziente sul fatto che lei abbia un amante, ma la sua presenza naturalmente la disturba e vorrebbe che fosse eliminato. Quindi è una storia di un delitto che viene tentato da parte della moglie, da parte dell'amante, sventato dal marito, da Leone Gala, che sono io, con il pretesto che il gioco delle parti impone che il marito, che non consuma il matrimonio, faccia formalmente l'atto di sfidare, ma che però naturalmente a morire andrà l'altro, che è l'utilizzatore finale del rapporto. C'è già un altro gioco delle parti tra lui, lei e l'altro, è l'amante in questo caso, quello che deve in qualche maniera questa soccombere. È la storia, naturalmente. Ed questa è la storia che è la storia che tutti conoscono, in qualche modo viene rivissuta in palcoscenico dal protagonista come se fosse sopravvissuto questa storia, perché la storia finisce quando lui manda a morire al posto suo, al duello, l'amico, e lui tranquillamente si mette a bere, a fare la sua colazione, a rompere un uovo come tutti hanno fatto e a mangiarsi tranquillamente la sua colazione in pace. Ma io mi sono chiesto, tutto sommato questo è un assassino, anche lui manda a morire per un pretesto di corna, manda a morire il suo migliore amico, probabilmente uno dei suoi amici, insomma l'amico di sua moglie, anche suo amico, e come vivrà questo uomo in pace, come vivrà la moglie in pace dopo che l'altro è andato a morire? E quindi mi sono immaginato, ci siamo immaginati, sempre pescando attraverso Pirandello, una cornice in cui mettere tutta questa storia, e un dopo, che potrebbe essere anche arbitrario, ma che è molto credibile, un dopo, e abbiamo collocato i ricordi di Leone Gala in un ambiente che non è quello descritto da Pirandello, ma una specie di ospedale, di un luogo di cura, di un luogo astratto, ma un luogo della mente, insomma, come oggi si è abituati a chiamare le cose che si vedono in teatro, dove non è più necessario costruire una scena col camino o la scala o il lampadario. Noi però abbiamo il lampadario, abbiamo la scala, abbiamo le porte, abbiamo tutto questo, però tutto questo viene un po' scomposto in palcoscenico in un racconto che dura meno dello spettacolo originale, che era pieno di pezzi inutili, e penso che ne abbiamo colto l'essenza ed è molto più affascinante questo spettacolo di quello che feci 15 anni fa. Proprio perché 15 anni fa sono anche cambiati i tempi, se vogliamo. Lei ha 60 anni che... Ma non vuol dire. No, dice di no. Che calca le scene. Cosa ha visto in 60 anni nel cambiamento, non dico tanto della società, ma quanto proprio del teatro, di fare teatro? Ho visto tante cose che continuano a essere, le cose belle continuano a essere belle per me, non è che sia cambiato, le cose brutte continuano a essere brutte, non è che il brutto
di una volta sia diventato bello ora per me. Quello che era brutto resta brutto, quello che era bello resta bello. I miei punti di riferimento in genere sono molto precisi. Proprio in questi giorni è venuto a mancare Luca Ronconi, che era un riferimento fondamentale, essenziale per tutti noi di un certo tipo di teatro, e quindi chi ha memoria di queste cose continua e conserva la memoria di questo tipo di teatro, che mano a mano va cambiando naturalmente, ma che però deve avere sotto la sostanza di una capacità professionale che non si può dimenticare. Il pubblico, se non è abituato a vedere questa qualità professionale, non se ne accorge. Appena vede però una qualità professionale di un altro tipo, si accorge anche di questo. Cioè, non è che il pubblico, che non è abituato a vedere cose belle e vede soltanto cose brutte, improvvisamente quando vede una cosa bella non la trova bella. Quando vede una cosa bella la trova bella. E io sono di questa convinzione. E lei è convinto che comunque questo suo grande successo, perché questo spettacolo è un grande successo, praticamente sempre esaurito, sì. Dunque vuol dire che il teatro ancora attira. Il teatro attira molto, attira soprattutto in provincia. La vera forza del teatro è la provincia. Quello che in questi giorni stanno facendo nello scombussolare il teatro, e cioè facendo i teatri nazionali, non hanno capito che il vero teatro nazionale è la provincia. Dove si fanno più spettatori è in provincia, le grandi province. Voglio dire, se uno sta 5 giorni a Mestre e sta 5 giorni a Firenze, c'è qualcosa che non funziona. Non è tanto non funziona a Mestre, non funziona a Firenze, evidentemente, no? Perché il teatro è ancora uno dei momenti di aggregazione di un pubblico che si sa riconoscere, che si riconosce, cioè che riconosce i propri gusti nel vicino che ha accanto. È come una libreria il teatro, no? Uno non entra in una grande libreria se non ha la passione per il libro. Può anche avere la passione soltanto magari di vedere i titoli dei libri, vedere, non so, passare magari, ma comunque entra in quel luogo invece che in una pizzeria, in qualche modo. Magari dopo va in pizzeria col libro, ancora meglio, voglio dire. Ma è ancora uno dei luoghi in cui il pubblico si riconosce, riconosce le proprie tendenze, i propri gusti, e per cui resta un luogo d'aggregazione, come una chiesa. In genere, voglio dire, in chiesa va chi vuol pregare, in teatro va chi vuole assistere a un rito. E siccome questo rito è un rito pagano, ma è un rito che si perpetua, perché ci sono degli officianti che sono sul palcoscenico, gli attori non sono diventati negli anni dei robot, ma sono degli attori, la gente si riconosce gli attori. Poi dopo ci sarà una certa generazione che non riconoscerà più gli attori e quindi magari accetterà questo balbettio degli attori giovani di oggi, che sono abituati alla televisione, ai toni bassi e a non sapere come gestire il corpo. Ma fino a quando però ci saranno un certo tipo di attori, la gente ripremia. E quella ragione per cui questo spettacolo, che è prodotto dalla mia compagnia, che è una nuova compagnia che ho fondato 2 anni fa e che ha collezionato successi tipo La leggenda del grande inquisitore, questo, La ballata alle carceri di Reading con la Marini, Giovanna Marini naturalmente, e l'anno prossimo farò uno spettacolo nuovo che sto già naturalmente studiando insieme a Massimo Populizio, che è uno degli attori della nuova generazione, i quarantenni, i cinquantenni più bravi di tutti, e a altri, Alvia Reale che sarà con me, che è una straordinaria Silvia Gale in questo spettacolo, con la regia di Gianni Ameglio. Farò un testo di Miller che non viene dato da circa 50 anni, che si chiama Il prezzo, ed è un testo che è sulla crisi economica del post-crisi del 29, quindi è un argomento molto molto d'attualità, la paura del vuoto, la paura dell'abisso, la paura della perdita del guadagno, la paura della perdita delle certezze, che stava nella società americana come sta nella società europea oggi, voglio dire. In più è scritto da Miller, da Arthur Miller, quindi è il decennale della sua scomparsa, ed è un testo che non è sconosciuto a tutti,
e che io ho ripescato ed è straordinario. E poi dico, la regia sarà di Gianni Amedio, che è la prima volta che fa la regia in teatro, uno dei più grandi registi, Leon d'Oro, il Festival di Venezia. Senta, ultima domanda, già lei l'ha nominato prima, io volevo fargliela come ultima domanda, un ricordo di Luca Ronconi. Ma Luca Ronconi è stato ed è comunque un maestro, perché continua ad essere un maestro, perché il suo insegnamento certamente non si può dimenticare, che devo dire mi spiace moltissimo con questo spettacolo. Tra una settimana io sono a Milano e lui l'aveva voluto al Teatro Strehler a Milano e mi sarebbe molto piaciuto che lui fosse in sala, perché la sola persona della quale o dalla quale pretendo o temo un giudizio e del cui giudizio io ne tengo conto è, resta, Luca, perché Luca sapeva dirti le cose che non andavano, e poi perché non si può ascoltare tutti, naturalmente io ascolto soltanto la mia coscienza, ascolto naturalmente, non leggo la critica, naturalmente se tutte le critiche sono negative, naturalmente segno che qualcosa non è andato bene, non è che sono così presuntuoso della cosa, grazie a Dio non è così, non è stato così per questo spettacolo e non è stato così per la maggior parte della mia carriera, però quando c'è una critica negativa io la analizzo in qualche modo, e evidentemente quella critica è la voce di una persona, magari la sola, alla quale lo spettacolo è piaciuto, ma siccome certo uno spettacolo non può piacere a tutti, però mi domando perché non sia piaciuto a quella persona lo spettacolo, e quindi mi faccio un dubbio, evidentemente la proposta non può anche non convincere tutti, quindi sto attenta anche alla critica, se la critica poi è costruttiva e nelle critiche vedo ripetuto un certo tipo d'appunto, ne tengo anche conto, probabilmente ho sbagliato e quindi cerco di correggere. Lo spettacolo, quando c'è dentro un attore che è anche il capocomico e che quindi ha la responsabilità artistica dello spettacolo, uno spettacolo cambia moltissimo nel corso delle recite. Noi questa è la 100 e più recita che facciamo dall'anno scorso, ed è uno spettacolo che è cambiato in qualche modo, non nella forma in qualche modo, ma impercettibilmente ogni sera c'è un piccolo cambiamento che può essere poi dopo, il giorno dopo, scartato perché magari è negativo, ma magari è accettato perché porta avanti il discorso. Questo è il bello di un tipo di teatro fatto da attori, con un attore che è al capo del gruppo, con una serie di amici entusiasti di lavorare insieme e soprattutto quello che ti dà la voglia di continuare a lavorarci su è perché al pubblico è molto gradito lo spettacolo, e allora uno cerca ha delle certezze sulle quali puoi costruire anche delle novità e dei miglioramenti, no? Se lo spettacolo non fosse gradito avresti soltanto delle incertezze e quindi delle strade non precise da approfondire, mentre noi avendo delle certezze sappiamo dove migliorare. Grazie.